Sulla questione della viabilità in zona ovest all'Aquila, i consiglieri comunali del Passo Possibile, Elia Serpetti e Paolo Romano, incalzano il comune dell'Aquila e propongono una proposta di delibera, un'interrogazione, per chiedere al sindaco Giunta di smetterla con gli annunci e cominciare a fare i fatti. In pratica, i consiglieri chiedono il completamento del terzo lotto dei lavori su Viale Corrado IV con la bretella di collegamento tra Sant'Antonio e il casello L'Aquila Ovest, l'ammodernamento del terminal di Colle Maggio, la realizzazione del famoso punto di scambio in zona del motel Amiternum e caserma Pasquali. Il progetto preliminare per la bretella, tra l'altro, fu approvato nel 2011, nel 2012 ci fu quello definitivo, fino ad arrivare nel 2016 a quello esecutivo. Gara d'appalto regolarmente espletata, con un importo a base d'asta di 997.000 euro e nonostante i lavori siano stati assegnati, non sono mai partiti e non si è fatto nulla. I consiglieri chiedono a questo punto di conoscere iter e risultati della gara e soprattutto la tempistica per la realizzazione dell'opera. Nella proposta deliberativa parlano invece degli interventi previsti per ammodernare il terminal e realizzare il punto di scambio, interventi che tra l'altro sono nel master plan Abruzzo Patto per il Sud, approvati dalla Regione, con un importo totale per entrambi di oltre 500.000 euro. Per il terminal il progetto prevede il miglioramento delle aree esterne ed interne, nuovi punti di attracco per gli autobus, videosorveglianza, servizi igienici, sala d'attesa e biglietteria. L'intervento per il punto di scambio invece si riferisce all'area antistante il motel Amiternum e la caserma degli Alpini, in un terreno ex area bianca di proprietà di un privato. Un progetto che prevede aree di transito, attracco e partenza degli autobus extraurbani, raccordo con la viabilità esistente, banchine di attesa per passeggeri e pensiline, sistemazione del verde, illuminazione, videosorveglianza, biglietteria, sala d'attesa, servizi e informazioni. Il comune, hanno denunciato Romano e Serpetti, non ha mai inserito tra l'altro gli interventi nel programma triennale nell'elenco annuale dei lavori pubblici e l'assessore Mannetti, ha detto Paolo Romano, spesso ha avuto pareri discordanti. Prima parla di lavori che dovrebbero concludersi entro il 2018 pena la perdita di finanziamenti, dice, e lo annuncia come priorità. Poi annuncia un intervento provvisorio, poi il punto di scambio è scomparso dalle sue dichiarazioni, attacca Romano.